Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del TG6 che apriamo questa sera parlando della crisi politica in atto a Teramo. Inizia con una bagarre il Consiglio Comunale nella città prutina. L'amministrazione Brucchi non ha più i numeri per continuare avendo perso ben 6 consiglieri di maggioranza. Vengono comunque approvate la variante per la casa dello studente e la rottamazione delle cartelle esattoriali ed ora il sindaco si riserva se dimettersi o continuare il suo mandato. Mandato il punto nel servizio curato da Tania Bonnici Castelli. Si diceva fosse il giorno della verità per l'amministrazione comunale di Teramo. La verità è che il sindaco Brucchi non ha più i numeri per andare avanti e il consiglio di oggi lo ha reso evidente. La maggioranza può contare solo su 15 voti dei 17 necessari. Una conta che viene fatta per il primo punto all'ordine del giorno sulla surroga dei 3 nuovi consiglieri che vanno a sostituire i 3 nuovi assessori. Subito dopo, opposizione e dissidenti hanno assicurato il numero legale per permettere solo l'approvazione dei 2 successivi atti amministrativi, la variante urbanistica per la realizzazione della casa dello studente e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Un modo per dire, su queste decisioni ci siamo, per le prossime non contate più su di noi. Ma come si è arrivati a questa emorragia dalla maggioranza di centrodestra da parte di 6 consiglieri fedelissimi al modello Teramo di Chiodi, Gatti e di Dalmazio? Perché non siete entrati e non avete votato la surroga dei 3 nuovi consiglieri, voi della lista civica? Ma guardi, per 2 motivi. Uno è politico e uno è tecnico. Politico perché per noi la giunta è un mezzo per raggiungere gli obiettivi politici della maggioranza, per raggiungere gli obiettivi prefissati in un programma politico. Invece questi l'hanno trasformato in un fine, il quale fine deve essere solo esclusivamente quello di mantenere gli equilibri politici e mantenere la maggioranza, ma stiamo vedendo tutti che fine sta facendo la città. Voi non vi sentite più di restare in maggioranza? Ma a queste condizioni assolutamente no, non vediamo una prospettiva, non vediamo un programma, vediamo solo, infatti questa consigliatura sarà ricordata per i numerosi rimpasti che sono stati fatti per mantenere il potere. Voi non considerate un vero male l'arrivo di un commissario allora? Ma a queste condizioni perché deve essere un male? Non è che le cose cambiano molto, perché la politica nel momento in cui non lavora su un programma, cosa fa? Solo un fatto amministrativo. I dissidenti chiedono a Brucchi di azzerare la nuova giunta a 9 e ricostituire una squadra diversa e più snella. Il sindaco ha già detto di no ad ulteriori rimpasti. In fondo con questo ultimo consiglio porta a casa l'approvazione di 2 delibere importanti, il che gli dà tempo per riflettere se dimettersi o continuare. Cronaca sindacale, la Federazione dei Pensionati CISL questa mattina si è riunita a Montesilvano per discutere dei temi di welfare e sostenibilità al lavoro. Al centro dell'attenzione l'invecchiamento della popolazione ed il calo delle nascite. Unica soluzione da perseguire per il governo è quella del sostegno al lavoro. Francesca Romana Testi. Il lavoro come garanzia di solidità nel welfare in un paese dove diminuisce drammaticamente il numero delle nascite e dove la popolazione invecchia. La Federazione dei Pensionati CISL stila i punti fondamentali sui quali lavorare con il governo Gentiloni. Il lavoro crea la ricchezza e la ricchezza che si può ridistribuita può anche garantire il welfare. Quando si parla invece di pensionati, i temi più importanti, le difficoltà più grandi, quali restano? Abbiamo presentato con la CISL una legge di iniziativa popolare perché la ridistribuzione si fa tramite il fisco e questi governi più volte hanno promesso di rivedere il fisco, in realtà rimane sempre una promessa che rimane sempre vuota. Noi non siamo più d'accordo di fare sconti alle aziende, perché hanno dimostrato alle aziende che tutti gli sconti che facciamo non si tramutano in lavoro, si tramutano spesso in azioni finanziarie che sono contrarie alla distribuzione della ricchezza, è un accumulo di ricchezza e quindi siamo decisi a continuare la strada della riforma fiscale per ridare fiato soprattutto a quelli che ne hanno più bisogno.
Qual è il dialogo con l'attuale governo Gentiloni dei sindacati? La parte seconda dell'accordo che avevamo firmato col governo Renzi è già iniziata e quindi grazie al governo Gentiloni che l'abbiamo iniziata e riguarderà soprattutto la pensione di garanzia, che è una, come oggi, una pensione minima, per sfatare questo tabù che molti giovani dicono: ma io la pensione non la riscuoterò mai. Noi vogliamo che ci sia una pensione minima di garanzia, vogliamo che ci sia anche una difesa del potere d'acquisto delle pensioni e soprattutto sfatiamo anche la questione delle spese pensionistiche, separando la previdenza e l'assistenza. E quindi poi ci sarà la questione della governance dell'INPS, che un uomo solo al comando a noi non va bene, perché lui sta facendo cose innominabili contro il sindacato, perché ha osato bocciare il suo bilancio, ma l'ha bocciato perché ce n'erano le condizioni, e l'altra una maggiore difesa del potere d'acquisto delle pensioni, che naturalmente in questi anni si è molto degradato. E il Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Chieti ha deliberato l'adesione al circuito Abrex e ha sottoscritto l'accordo che permetterà agli iscritti di ottenere credito senza interessi e senza costi, oltre ad offrire loro l'opportunità di entrare in contatto con altre aziende che potrebbero diventare nuovi clienti e nuovi fornitori. Già da un anno Confartigianato Imprese Chieti aveva avviato le relazioni con il circuito Abrex attraverso l'iscrizione di Forme SRL, la società di formazione e servizi alle imprese, e oggi ha completato il processo con questo accordo che determinerà una serie di vantaggi per le imprese iscritte. A breve le imprese stesse saranno convocate ad un meeting per la presentazione di questa unica e innovativa opportunità di crescita. Come dichiara il presidente Franco Angelozzi, siamo da sempre attenti ai temi dell'innovazione, seguivamo da tempo e con interesse l'iniziativa di Abrex. Ora che i tempi sono maturi abbiamo deciso di formalizzare un accordo che di fatto già era in fase di sperimentazione con la nostra agenzia formativa. All'interno del circuito Abrex le imprese si finanziano a tasso zero, vengono privilegiate le imprese e le produzioni locali e la ricchezza rimane sul territorio, incentivando così modelli di sviluppo sostenibile, e grazie all'unità di conto possono ottenere ricavi dalle loro vendite di beni e servizi o disponibilità di magazzino, che hanno la facoltà di utilizzare per fare acquisti senza dover ricorrere al debito bancario. L'accordo deliberato dal Consiglio Direttivo è stato sottoscritto tra il presidente di Confartigianato Imprese Chieti, Francesco Angelozzi, ed il presidente di Abrex, Angelo D'Ottavio, e prevede l'attivazione di uno sportello Abrex presso gli uffici di Confartigianato, che faciliterà la valutazione delle imprese e l'opportunità di iscriverle al circuito. E siamo alla pagina della cronaca. Ieri ad Ortona si sono celebrati i funerali di Laura Pezzella, la 33enne uccisa da Francesco Marfisi, autore del duplice omicidio, per aver ucciso anche la moglie Letizia Primiterra. E sempre ieri l'anatomopatologo Pietro Falco ha effettuato l'autopsia sul corpo della donna. Sono state 20 le coltellate inferte dal marito alla moglie, 10 l'hanno raggiunta nella zona del torace. Vediamo il servizio. È stata colpita da una ventina di coltellate, tutte concentrate nella zona toracica, la metà delle quali a livello cardiaco. Letizia Primiterra, la 47enne che lo scorso 13 aprile è stata uccisa ad Ortona dal marito 50enne Francesco Marfisi, che subito dopo ha colpito a morte con 50 coltellate anche l'amica della donna, Laura Pezzella, di 33 anni. Lo ha stabilito l'autopsia effettuata a Chieti dall'anatomopatologo Pietro Falco. L'esame, iniziato alle 7 del mattino, si è concluso alle 14. Le coltellate hanno provocato lacerazioni a livello cardiaco e polmonare. La donna, aggredita nell'androne di un palazzo dove era ospite a casa di un'amica, ha tentato anche di difendersi dalla furia omicida del marito. L'autopsia ha infatti riscontrato lesioni da difesa ad una mano. I risultati definitivi si conosceranno almeno fra 60 giorni. Nel corso dell'autopsia sono stati effettuati anche prelievi di liquidi e materiale biologico per l'esame del DNA. Alla base del duplice omicidio ci sarebbe la scoperta da parte del marito di una relazione fra Letizia e Laura mai confermata dalle famiglie. Francesco Marfisi è rinchiuso nel carcere di Lanciano in isolamento, deve rispondere di duplice omicidio con le aggravanti di premeditazione, crudeltà, porto abusivo di armi, violazione di domicilio e commissione di reato in presenza di minori.
Andiamo ancora avanti con il nostro telegiornale. La sesta sezione penale della Cassazione ha posto fine alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto l'aquilano Giunio Petrilli, che fu condannato ad 8 mesi di carcere senza condizionale per aver ridotto da presidente dell'ATER, l'azienda regionale per l'edilizia del territorio, l'indennità del direttore da 110.000 a 39.000 euro annui e per aver stabilizzato 5 dipendenti. La Corte ha annullato la sentenza di condanna per prescrizione accogliendo le argomentazioni dell'avvocato Francesco Camerini, legale di Petrilli. Lo stesso ha ripercorso la vicenda che l'ente, in seguito alle decisioni del presidente, ha nei fatti risparmiato e operato in modo trasparente e costruttivo. Questo commenta Pier Giovanni Battibocca, promotore dell'appello per Giulio Petrilli sulla piattaforma change.org, e rappresenta il giusto coronamento di uno sforzo collettivo rappresentato dalle firme di sostegno di ben 273 giusti che hanno sottoscritto il loro nome sulla petizione avviata solo 3 mesi fa e che in una manciata di settimane ha trovato il consenso e l'adesione di illustri personalità e 13 consiglieri del Comune dell'Aquila di varie formazioni politiche. Cambiamo ancora pagina, giornata di orientamento per gli studenti abruzzesi che questa mattina hanno partecipato alla giornata dedicata agli istituti tecnici superiori, 4 i nuovi indirizzi formativi e fra le novità la partecipazione di aziende del territorio che garantiranno stage per ogni diverso indirizzo. Formazione e sbocchi lavorativi per i giovanissimi in cerca di indirizzo scolastico. La Regione Abruzzo presenta i 4 indirizzi creati per alternare studio e pratica in accordo con aziende del territorio. Un modo per formare professionalità necessarie sin da subito e richieste dagli imprenditori abruzzesi. Settori che rappresentano economicamente il segno più e che lasciano spazio alla crescita futura. La Regione investe negli istituti tecnici superiori, quindi negli ITS, 1 milione di euro. In Abruzzo ce ne sono 4, c'è l'ITS della moda, l'ITS dell'agroalimentare, l'ITS dell'energia rinnovabile e l'ITS della meccatronica. Perché funziona l'ITS? Perché la formazione è fatta insieme agli imprenditori che quindi chiedono appunto di formare i ragazzi a seconda delle esigenze delle imprese, ecco perché poi il circuito si conclude positivamente, perché poi sono gli imprenditori stessi molto spesso che prendono i ragazzi a lavorare nelle nostre imprese perché li seguono fin dall'inizio nella formazione. L'Italia, il Made in Italy è riconoscibile per la moda, in questo caso qual è il percorso che viene garantito ai ragazzi? Beh, con l'ITS Moda viene garantito un percorso, cioè una serie di percorsi che portano a un'elevata possibilità di essere assunti, di trovare lavoro. Quindi l'occupabilità, diciamo che in base a delle statistiche che sono state fatte anche dal Ministero della Pubblica Istruzione, l'80% dei diplomati che escono da questi istituti hanno possibilità appunto dell'80% in media di trovare lavoro. L'Istituto Tecnico Superiore della Moda di Pescara sta portando avanti 2 corsi, uno finalizzato soprattutto alla modellazione, quindi alla progettazione del prodotto moda, l'altro corso si occupa sempre prodotto moda ma marketing e comunicazione di questo prodotto. Quindi l'una si svolge nei laboratori della progettazione, mette a disposizione soprattutto la creatività, e l'altra un lavoro più che altro, non dico d'ufficio perché sempre prodotto moda è, però si occupa appunto della comunicazione, e quindi noi mettiamo a disposizione quegli strumenti. I problemi di come muoversi oggi su una carrozzina all'interno di una scuola e più in generale nella vita di tutti i giorni. Per questo oggi l'associazione Carrozzine Determinate ha incontrato gli studenti del Tito Acerbo di Pescara. Vediamo il servizio. Far vedere quanto comunque è complicato oggi anche nelle scuole muoversi con una carrozzella, ma non solo questo però. Certo, oggi è una lezione sulla disabilità, ma è una lezione di vita, una lezione di formazione alla cittadinanza attiva. In questi 2 giorni abbiamo realizzato uno dei più emozionanti progetti dell'anno scolastico, facendo seguito a precedenti esperienze avute con Claudio Ferrante e l'associazione e l'ufficio disabili del comune di Montesilvano. Siamo veramente grati
di aver avuto la possibilità per i nostri studenti di far vivere le emozioni, l'impegno e la riflessione su questa problematica così importante anche per le istituzioni. Io ho visto questi ragazzi motivatissimi, un progetto nato dal Comune di Montesilvano, dall'Ufficio Disabili, sponsorizzato dal Sindaco e dal Vice Sindaco che hanno creduto in questa cosa fino in fondo. I ragazzi hanno cambiato completamente il loro modo anche di pensare e di discutere, tant'è che hanno capito innanzitutto qual era il problema della barriera culturale e poi abbiamo fatto capire che cosa? Che la disabilità è una condizione di salute in un ambiente sfavorevole, cioè è l'ambiente a creare disabilità e quindi barriere architettoniche. E quindi abbiamo fatto capire il vero significato della disabilità prima e della barriera architettonica. E qui in questa scuola Tito Acerbo, davvero molto sensibile, è stato compreso e capito perfettamente tutto. Con i ragazzi abbiamo parlato delle emozioni, abbiamo parlato dei sentimenti, abbiamo parlato della felicità ed è stato davvero un progetto accolto in maniera straordinaria dalla scuola e dalla preside. Andiamo ancora avanti, conciliare le esigenze di tutela ambientale, produzione energetica, turismo e sicurezza a vantaggio del territorio, e questo è l'obiettivo del protocollo siglato dal Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e da Enel Green Power per favorire l'utilizzo plurimo delle acque del lago di Barrea. A firmare l'intesa presso la sede del parco il presidente Antonio Carrara ed il responsabile Enel Green Power Centro Italia Corrado Coletta, creato negli anni 50 del secolo scorso per la produzione idroelettrica. L'invaso di Barrea è diventato nel tempo una risorsa per il territorio e per gli stakeholders presenti. Per quanto la realizzazione fosse stata contrastata a lungo dal parco, l'invaso è diventato anche una delle aree più importanti dal punto di vista naturalistico, tanto da essere individuata già nel 1976 come una delle zone umide protette dallo Stato italiano in applicazione della Convenzione di Ramsar. In un'ottica di sinergia e collaborazione, Parco Nazionale ed Enel Green Power hanno deciso di redigere un protocollo di gestione del lago che incontri le diverse esigenze, in particolare l'intesa mira a garantire nei diversi periodi dell'anno valori del livello delle acque del lago allineati al tema di utilizzo plurimo delle acque e di creazione di valore condiviso nel pieno rispetto del titolo concessorio. Tale risultato è stato conseguito tenendo conto dei fattori climatici e stagionali, contemperando al contempo aspetti di protezione civile, di fruizione turistica del lago e di tutela paesaggistica. E dal lago di Barrea ci spostiamo a Pescara per parlare anche di un'attività che si svolge in acqua, perché questa mattina in Camera di Commercio è stata presentata a Pescara la quarta edizione di Sottocosta. La manifestazione, arrivata al quarto anno appunto, si svolgerà dal 22 al 25 aprile. Un focus sulla nautica minore, sul natante, cioè su quella a portata di quasi tutte le tasche. Ormai è la quarta edizione, è una felice intuizione della Camera di Commercio di Pescara che ha voluto dare un segnale di spinta, un segnale anticiclico nei confronti di questo settore che comunque negli ultimi anni, per una serie di questioni legate a trend economici internazionali ma anche a scelte governative poco felici, è andato un po' in crisi. E quest'anno ci sono dei buoni segnali di ripresa, c'è un aumento del numero degli espositori e siamo abbastanza ottimisti per il fatto che, insomma, con questi eventi si possa dare una spinta e un impulso alla rinascita di un settore che è molto importante per la nostra regione. Ci saranno tantissimi altri eventi nella parte convegnistica, ci saranno appunto eventi dedicati agli ingegneri e agli architetti sulla realizzazione dei porti turistici, sul design nautico. È un calendario ricchissimo di eventi in grado di soddisfare un po' tutti i gusti e tutti i palati, e soprattutto, come dicevo, la parte fieristica espositiva è molto ampia perché abbiamo molti cantieri che verranno ad esporre, il record assoluto in queste quattro edizioni, e tantissimi operatori che proporranno prodotti sempre legati al mare, quindi accessori per la nautica, componenti, abbigliamento e quant'altro. Consente alla gente, alla popolazione, di avvicinarsi al mare e alla cultura del mare, non soltanto vedendo le imbarcazioni da diporto, questo magari può essere la cosa più appariscente, ma la cosa importante è anche venire a contatto con tutto l'indotto della nautica da diporto a 360 gradi, quindi anche la cultura del mare attraverso la letteratura, attraverso i contatti con chi sul mare opera e vive, attraverso le associazioni che si occupano per esempio del recupero e del rilascio in natura
delle tartarughe che vengono trovate spiaggiate magari in difficoltà, e quindi è un'occasione importante per avvicinarsi all'elemento nobile che è il mare. E noi restiamo a Pescara perché il mercato di lunedì 24 aprile si svolgerà regolarmente in Via Pepe a Pescara, proprio in zona stadio. Questa è la decisione presa dall'amministrazione comunale e dagli altri organi competenti. Il mercato terminerà alle 12.30 e l'area antistante lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia sarà liberata entro le 14.30 in modo da consentire alle forze di polizia municipale e ad Attiva di ripulire e sistemare l'area per consentire le misure di sicurezza da predisporre in occasione della partita di calcio in programma sempre lunedì alle 20.45 tra Pescara e Roma. Il GOS ha detto sì alla proposta del Comune di Pescara, tesa a contemperare le esigenze degli esercenti ambulanti con quelle organizzative per l'incontro di calcio valido per il campionato di Serie A. Le forze di polizia municipale Attiva saranno raddoppiate, ha spiegato l'assessore al commercio Giacomo Cuzzi, perché i tempi vengano rispettati. Lo dobbiamo al pubblico che sarà numeroso allo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per assistere alla partita, ma lo dobbiamo anche ad un comparto che vogliamo sostenere con tutte le modalità possibili perché non venga penalizzato, ma diventi sempre più parte integrante con gli eventi che si svolgono in città, specie se sono così rilevanti. E questo servizio ci introduce proprio alla pagina sportiva, perché i biancazzurri di Zdenek Zeman stanno preparando proprio la sfida in posticipo che si giocherà, come abbiamo ascoltato, lunedì prossimo alle 20.45 allo stadio Adriatico. Qualche problema per Campagnaro che potrebbe essere recuperato, tornerà in difesa Bovo dopo aver scontato il turno di squalifica, è tornato a disposizione anche Guglielmo Stendardo. Il punto nel servizio curato da Jacopo Forcella. La sfida con la Roma potrebbe diventare una vendetta postuma di Zdenek Zeman, ai colori per i quali lasciò Pescara dopo la promozione in Serie A. L'addio del boemo ai biancazzurri per la luba giallorossa non andò come nelle speranze del tecnico, e a distanza di 4 stagioni ecco servita la possibilità del riscatto. Il Monday night della 33esima giornata offre al Delfino un'opportunità di rivalsa in una stagione da dimenticare. Con la Roma ormai tagliata fuori dal primo posto, ma con la pressione del Napoli per il posto che invece vale la qualificazione diretta in Champions League e che dunque non è disposto a regalare nulla. Il Pescara però deve regalarsi e regalare una gioia ai suoi tifosi dopo tante, troppe amarezze. In difesa rientra Cesare Bovo dopo la squalifica, ma il Pescara rischia di non poter contare su Campagnaro, che ieri ha svolto terapie a causa di una tendinopatia achillea sulla gamba sinistra. Di contro è tornato in gruppo Guglielmo Stendardo. A centrocampo, oltre alle presenze di Memushai e Koulibaly come interni, Zeman dovrà sciogliere il dubbio tra Muntari e Bruno per la terza maglia del reparto mediano. Per la prima linea ci sono da valutare le condizioni di Jean-Christophe Baybeck, che se sarà a disposizione sarà il terminale avanzato della manovra biancoazzurra. Sul fronte Roma invece Spalletti non dovrebbe proporre sostanziali novità rispetto alle ultime uscite, con Fazio e Manolas coppia centrale di difesa e con i tre Salah, Nainggolan e Perotti alle spalle del bomber bosniaco Edin Dzeko. Molto complicato invece il recupero dell'esterno Emerson, previsto il grande pubblico all'Adriatico lunedì sera per una vendetta che, come dice un vecchio adagio, va servita fredda. Quella di Zeman, a distanza di 4 anni da quel ritorno fallimentare nella capitale, capiterebbe davvero a puntino. Come diceva Jacopo Forcella nel servizio, è previsto il pubblico delle grandi occasioni per la sfida di lunedì allo stadio Adriatico. Ricordiamo che, essendo quella con la Roma, così come le partite con il Napoli e con la Lazio, una gara ritenuta a rischio dagli organi del Viminale, l'intera curva sud è stata riservata ai tifosi della Roma, che avranno tempo fino alle 19 di domenica per acquistare i biglietti validi solo per il settore di curva sud. Lasciamo il calcio di Serie A, parliamo di Lega Pro del Teramo, che giocherà una gara importante domenica alle 16.30 allo stadio Elvia Recina di Macerata contro la formazione marchigiana, che ha problemi societari ma sicuramente in classifica con 44 punti può ancora addirittura puntare ad un posto nei playoff. Noi al microfono di Jacopo Forcella andiamo ad ascoltare l'ex di questa partita Carcalis, mentre Ugo Lotti proprio in queste ore sta studiando il cambio del modulo per presentare in terra marchigiana una squadra a trazione anteriore. Il calcio è fatto di annate, l'anno scorso è stata un'annata più che positiva, quest'anno è un'annata con un po' più di difficoltà, però dobbiamo guardare il presente, dobbiamo guardare che rimangono 3 partite e cercare di raccogliere il massimo, ovvero 9 punti. Poi se le squadre sopra noi
saranno brave a tenere il passo, tanto di cappello. Se no, vedremo l'8 maggio i frutti di queste tre partite e vedremo il da farsi. A Macerata è cambiato sia società, sia staff tecnico e la maggior parte dei giocatori non ci sono più. Però anche la maceratese di quest'anno, comunque guardando il campionato, nonostante appunto, come dicevi tu, i problemi economici, i problemi societari, stanno facendo un bellissimo campionato e tanto di cappello a loro. Sicuramente noi dovremmo avere più fame, perché tra virgolette siamo noi quelli che abbiamo qualcosa da perdere, loro potranno giocare più spensierati, anche se comunque stanno lottando per un obiettivo importante come quello per i playoff, però diciamo loro il loro obiettivo già l'hanno raggiunto, noi ancora no, quindi sicuramente dovremmo avere più fame e scendere in campo sempre tra virgolette con il coltello tra i denti. Io penso che con tre vittorie che secondo me sono perfettamente alla nostra portata, arriveremo a 44 punti e penso, se non al 100%, al 99% ci sarà la salvezza diretta, quindi per il momento ancora io personalmente, come tutta squadra, ancora non entriamo nell'ottica di pensare play-out. E chiudiamo la pagina del calcio per aprire invece quella del ciclismo, perché questa mattina a Pescara, nella Sara Corradino d'Ascanio del Consiglio regionale, è stata presentata la tappa abruzzese del Giro d'Italia che quest'anno festeggia la 100ª edizione. Una tappa molto attesa anche come vetrina per la nostra regione dopo il sisma ed il maltempo dello scorso gennaio. Vediamo. Assessore Di Matteo, il Giro d'Italia torna in Abruzzo, torna nella tappa Blockhaus, è una tappa per la valorizzazione del territorio abruzzese. Dopo oltre 50 anni ritorna questa tappa che fa l'arrivo al Blockhaus, una tappa bellissima che attraversa le zone più belle delle montagne abruzzesi, la Maiella, e che arriva riproponendo quello che è stata la tappa vinta tanti anni fa da Merckx. Il comune di Roccamorice farà un'iniziativa promozionale creando un riferimento per Merckx, che sarà un punto di promozione per questa bella realtà di un paese straordinario dove arriverà la tappa, Roccamorice. Lavoreremo a costruire anche dei momenti, diciamo, di promozione attiva che saranno utili a valorizzare in un momento così difficile per l'Abruzzo questa grande ricchezza che è il patrimonio di bellezze naturali della Maiella. Una grande giornata di sport, una giornata è dedicata ovviamente alla grande passione del ciclismo, una grande vetrina perché è il 100° Giro d'Italia e una grande tappa sia dal punto di vista sportivo e agonistico con la impegnativa salita di Roccamorice, sia dal punto di vista ovviamente della promozione del territorio perché si toccherà la Costa dei Trabocchi e il Parco Nazionale della Maiella. Mi sembra davvero che gli ingredienti ci siano tutti e per finire diciamo che abbiamo dedicato nel 2017 e il 2017 al ciclismo, è davvero l'anno del ciclismo in Abruzzo e immaginiamo che le due ruote siano davvero un grande veicolo di promozione territoriale. Qualche comune ha lamentato il fatto che altre strade danneggiate nel periodo del maltempo non siano ancora state rimesse a posto. Guardate, io dico che ogni qualvolta si presenta l'occasione per investire sul dissesto e sulle manutenzioni, ecco, quell'occasione è gradita. La Regione davvero ha dato di tutto, quanto, per quanto poteva, rispetto sia al maltempo e sia a questo grande appuntamento. E continueremo a farlo perché abbiamo e stiamo investendo diversi milioni di euro. Sappiamo ovviamente che le esigenze e le aspettative sono molto più alte delle disponibilità allo Stato economiche che ci sono, ma insomma continueremo a impegnarci. È importante comunque intervenire e ogni appuntamento deve essere buono per intervenire sulla nostra mobilità e viabilità. Ed è tutto per la seconda edizione del TG6, grazie per averci seguito, vi ricordo di restare con noi perché alle 21 ci sarà il programma curato da Jacopo Forcella e da Luciano Rabottini Velò per parlare di ciclismo e anche della presentazione della tappa abruzzese del Giro d'Italia. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento di serata.